sai? Anche io poi devo scappare che ho... Non davanti. Ci ragguaglia sulle barriere, Presidente? Le barriere io non posso aggiungere nulla oltre al fatto che stiamo aspettando notizie che tramite l'iniziativa del Ministro dello Sport Lotti la Prefettura deve ovviamente ufficializzare un intervento a chi fine a prova contraria alla gestione dello stadio che è il CONI. Quindi aspettiamo comunicazione ufficiale, però siamo stati preallertati, non ci possiamo dire altro e non dobbiamo dire altro. Gli obiettivi del Movimento Giovanile Italiano a livello sportivo ovviamente? L'obiettivo è fare il più possibile pratica sportiva, poi se magari qualcuno vince anche una medaglia è meglio, però l'obiettivo di base è quello appunto di mettere in moto nel vero senso della parola anche a livello di cultura, di opinione pubblica. I numeri sono molto confortanti, non si è mai fatto così tanto sport nel paese, però la verità, soprattutto partendo dalla scuola dove c'è un grande gap, dobbiamo migliorare. Le cose vanno meglio di prima, ma siamo ancora lontani rispetto a quello che vogliamo, soprattutto al centro e più che mai nel sud. Presidente, ha visto cos'è successo in Lega, in Serie A? Oggi pomeriggio sei club hanno lasciato l'assemblea. Sì, più che l'ho visto l'ho sentito, perché diciamo, i tuoi colleghi mi hanno informato. C'è stata una nuova puntata, adesso aspettiamo la prossima e dopodiché la federazione dovrà trarre le sue doverose conclusioni. Intanto il 27 consiglio federale Bresciano senza presentazione del segnale. Se da qui al 27 c'è ancora qualche giorno, non esce fuori di diciamo. Il 27 il consiglio federale arriva prima, se non succede niente è evidente che dovranno per la prima volta diciamo avere un consiglio federale senza rappresentanti. Mi dispiace, ma evidentemente non hanno trovato gli accordi. Milano fuori casa ha un po' dribblato la domanda del presidente della Lega, pensa sia i tuoi colleghi a Milano sono stati molto più gentili rispetto a te, che invece mi ricordi questa cosa, e io gli ho detto certo che è possibile, se lui si candida lo votano, perché no, ma io non so assolutamente niente. È chiaro che però con le norme si dovrebbe, diciamo, dovrebbe sterilizzare le sue quote della sanità, però giuro che non so niente, non posso aggiungere altro. Presidente, la differenza del no sull'Olimpiadi è il sì allo stadio? Questa è una bella domanda. La differenza è che le Olimpiadi non abbiamo avuto modo di parlare, di trattare, magari anche di ascoltare diciamo, delle istanze, delle richieste, dei modi diversi di concepire la candidatura, cosa che eravamo molto disponibili a fare. Invece mi sembra che lo stadio si è parlato molto, alla fine l'amministrazione comunale ha preso una decisione, chiamiamola personalizzata, cioè ha rivisitato molto il progetto iniziale, è stata una scelta poi condivisa dalle parti, era quello che avremmo voluto anche noi, ma purtroppo non è successo, per me è stato un grandissimo errore e credo che lo stanno cominciando a capire tutti. Grazie. Ciao ragazzi.